Eccomi qua. Mi chiamo Silvia e sono un'insegnante animatrice del gruppo gioco ospedale che il Comune di Torino, ITER, ha istituito da oltre 30 anni all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Lavoro nel reparto chirurgia alta intensità ed è certamente un ambito particolare, dove sofferenza, ansia e paura sono presenti più che altrove nella vita quotidiana dei bambini e dei loro genitori. Forse pensate che sia un luogo triste, ma vi sbagliate, perché tutte le persone che ci lavorano agiscono per aiutare i pazienti a ritrovare una condizione migliore di salute e rassicurano quotidianamente i familiari con il loro impegno e la loro professionalità. Così anche la speranza e la gioia si alternano e si mescolano nel periodo di ricovero e persino l'allegria trova spazio. Guardate questi ambienti decorati, colorati e rallegrati non solo da disegni. Qui la parola d'ordine è di bambinizzare l'ospedale, di renderlo cioè a misura di bambino. Quanto poi al personale che ci lavora, sorride molto di più che negli altri ospedali. Lo avreste mai detto? Prima di presentarvi gli oggetti che utilizzo, vorrei sottolineare l'importanza della comunicazione verbale o no nel mio lavoro. Certo, giochi, giocattoli e altro materiale ludico sono importanti, ma fondamentali sono le modalità di approccio e di relazione con bambini, ragazzi e loro familiari. Nel momento dell'accoglienza devo porre non solo molta attenzione, ma anche essere discreta, propositiva ma non invadente. Ascoltare e proporre e anche rimanere imperturbabile, come quando mi venne detto dalla mamma di un bambino di 6 mesi: ma lui basta la TV. Un respiro profondo e via al prossimo tentativo, magari arrivando con un gioco sonoro in mano. La relazione che si va a creare con bambini e genitori è alla base delle proposte di gioco e di attività che si presenteranno, assieme alla conoscenza della situazione e ad un'attenta valutazione del momento. Dare la propria disponibilità e fare proposte non vuol dire dimenticarsi di ascoltare esigenze e desideri, ma so per certo che quando arriva il sorriso, la scelta è fatta. Così ho anche imparato a non proporre giochi basandomi sull'età dei bambini, ma sulle effettive necessità che si evidenziano in quel momento e a ricordarmi sempre di non dare mai niente per scontato o strano. Neppure che a 10 anni si possa desiderare di nuovo di giocare con le macchinine. Nel mio reparto la maggior parte dei ricoverati trascorre il tempo nel letto. Non molti riescono a spingersi fino alla sala gioco, che resta però la meta da raggiungere appena si sta meglio, anche utilizzando una carrozzella le prime volte. Ma anche a letto, in situazioni difficili, distesi sulla schiena o proni, anche con flebo o altri tubi, la voglia di giocare è uno stimolo a riprendere la vita normale che l'intervento chirurgico ha interrotto. Quando si sta male, ogni energia va nella direzione di ripristinare la situazione precedente, non si ha voglia di altro. Allora propongo di vedere film su un PG che gestisco io e che nel corso degli anni genitori e ragazzi hanno contribuito a riempire. Oppure si possono ascoltare racconti e fiabe o sfogliare libri. Anche per gli analfabeti, certo, ce ne sono di bellissimi e coloratissimi, con storie di animali generalmente. Comincio anche prima dei 6 mesi d'età a leggere ai piccoli. Non importa se invece di guardare le immagini del libro guardano me che leggo, o se preferiscono invece succhiarlo o stropicciarlo. Per i refrattari alla lettura, generalmente preadolescenti, gioco anche la carta di un libro che non si legge. Incredibile, ma vero, esiste. E che dire dei centri di attività, carillon, giostrine o giochi sonori che calmano e stupiscono i più piccoli, sia che siano meno in grado di interagire con essi. E poi c'è il canto che riesce sempre ad ammaliarli. Quando mi sentono cantare sembrano pensare: ma che cosa succede? Da dove viene? E questo mi capita con i bambini attorno all'anno. E allora, di fronte a tali estimatori, il mio repertorio si allarga dalla ninna nanna alle storie cantate e anche alla tradizione locale. E se un bimbo in carrozzino in braccio, si può anche danzare.
Una danza voglio provare, se con me tu vuoi danzare, prima qua, poi di là, un bel giro si farà. Per le mamme stonate o stanche, attivo registratori con CD musicali di canzoni conosciute, come quelle intramontabili dello Zecchino d'Oro, oppure musiche rilassanti o soporifere. Non ho hard rock nella mia compilation, ma servirebbero in certi casi anche musiche stimolanti. Col tempo ho imparato quali sono i giochi migliori da proporre e come utilizzarli, anche quando le condizioni sono difficili. Anche una pancia può diventare un tavolo da gioco quando si deve stare distesi e le regole si possono cambiare per adattarle ad un momento particolare. Devo rivelarvi un segreto: propongo i giochi che mi piacciono. Può sembrare poco professionale? Prima di coinvolgermi in monopoli o battaglia navale, tento altre proposte. Ogni tanto mi va bene, ogni tanto no. E mi tocca giocarci, pur sapendo che non si arriverà quasi mai alla fine. Sono giochi troppo lunghi per i degenti. Però continuo a giocare a Memory, pur sapendo che sarà molto difficile vincere. Bambini e ragazzi capiscono subito se l'adulto che gioca con loro è coinvolto o se finge interesse. Per questo il gioco deve piacere ad entrambi. Così quando propongo a genitori e ragazzi di giocare assieme, devo trovarne uno che piaccia a tutti e due, se no finisce presto. Al termine della mia giornata lavorativa, quando esco dall'ospedale, non sempre sono contenta. Dipende dal numero di sorrisi che sono riuscita a far sbocciare, dalle situazioni che ho potuto modificare, dagli interventi propositivi andati a buon fine, dalle soluzioni che ho contribuito a trovare. È un bel lavoro il mio. Si possono aiutare i bambini e le loro famiglie in momenti di difficoltà. E spero che nel futuro ancora tanti bambini possano giocare con le animatrici del gruppo gioco ospedale.